Benvenuti a Tele CRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oltre ai temi trattati durante la seduta dedicata al Question Time, l'interrogazione a risposta immediata da parte della Giunta regionale, è andata in onda la scorsa settimana e su queste frequenze e naturalmente anche trasmessa in diretta sul canale YouTube dell'Assemblea Legislativa. Nell'ultima seduta sono state approvate alcune mozioni di indirizzo. Con il voto unanime dei presenti, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione promossa da Francesca Peppucci, capogruppo Forza Italia, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi in tutte le sedi competenti per contrastare la decisione dell'Unione Europea e dell'Irlanda di apporre apposita etichetta volta a disincentivare l'uso del vino quale prodotto lesivo della salute umana e adottare tutte le necessarie azioni affinché il settore vitivinicolo umbro venga invece tutelato. Illustrando l'atto, Peppucci ha ricordato che l'Unione Europea ha concesso all'Irlanda l'autorizzazione per l'adozione di apposita etichetta per bottiglie di vino, birra e liquori contenente avvertenze come il consumo di alcol provoca malattie del fegato e alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Questa autorizzazione è stata concessa nonostante i pareri contrari di Italia, Francia, Spagna e altri 6 stati dell'Unione Europea che considerano la misura limitante volta a condizionare il mercato interno. Tale decisione non ha solide basi scientifiche, è stato detto in aula, e oltre a mettere a rischio il settore vitivinicolo italiano, mette a rischio anche quello umbro che rappresenta una delle più importanti filiere del sistema agroalimentare regionale. Voto unanime dell'Aula anche alla mozione dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Eleonora Pace e Marco Squarta contro il cibo sintetico e l'etichettatura Nutri-Score, che chiede all'esecutivo di adottare tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico, fornendo specifiche direttive ai competenti uffici e servizi della Regione e si affianchi al governo italiano nel contrasto alla diffusione di questo sistema di etichettatura Nutri-Score. Illustrando l'atto in aula, Eleonora Pace ha ricordato che sono nate diverse iniziative di sensibilizzazione finalizzate a evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale e i contenuti della petizione promossa dalla Coldiretti sono pienamente condivisibili. Gli impatti omologanti di un modello produttivo distante dalle specificità territoriali locali possono cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale. Il cibo sintetico non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali e può avere ripercussioni socio-economiche di enorme gravità in quanto frutto di una fascinazione ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite. Respinta invece la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Bianconi, che chiedeva di attivare entro la prossima stagione estiva il codice identificativo regionale per aziende ricettive turistiche. Per la Giunta, l'assessore Paola Gabbiti ha spiegato che quello che chiede la mozione è stato già fatto. Nelle more della rivisitazione della legge regionale, l'amministrazione ha individuato il codice identificativo definito per individuare ogni singola struttura ricettiva e anche per tipologia di categoria e ubicazione. Tutti gli operatori visualizzano il codice in automatico accedendo al portale regionale. Sempre nelle more della rivisitazione della legge è in corso di adozione un atto di modifica che va a integrare il codice regionale attualmente usato per renderlo omogeneo con il codice di identificazione nazionale. Il consigliere Bianconi ha replicato che numerose regioni italiane hanno già adottato un proprio sistema di codice identificativo delle strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi e ha sottolineato c'è una grande differenza tra aver adottato il codice identificativo e averlo attivato. Ad oggi manca un regolamento attuativo, manca lo strumento che obbliga gli imprenditori e chi opera nella ricezione. Nelle altre regioni come le Marche c'è l'obbligo. Anche Federalberghi, ha sottolineato Bianconi, lo chiede. Veniamo all'attività delle commissioni consiliari. In prima commissione l'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana di iniziativa della Giunta e anche l'istituzionalizzazione della conferenza delle regioni. Il servizio.
La proposta di atto di programmazione sulla sicurezza urbana impegna 165.000 euro complessivi, 60.000 destinati ai patti per la sicurezza, 35.000 euro per quello di Perugia, 25.000 per quello di Terni. 90.000 euro vengono stanziati per il finanziamento di un avviso a sportello destinato ai comuni umbri per la presentazione di progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali. Infine, sono previsti 15.000 euro per l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei fatti criminosi. Presidente Donatella Tesei ha illustrato ai commissari la ratifica dell'intesa sottoscritta il 6 dicembre scorso da tutti i presidenti delle regioni italiane per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La Conferenza, che è un organismo di coordinamento politico per discutere, valutare e trovare un'intesa su atti governativi, è stata istituita nel 1981, finora ha agito senza una chiara istituzionalizzazione. Con questa intesa diventa una forma istituzionale di raccordo politico stabile e strutturato che ha come principali finalità il confronto tra regioni su questioni di comune interesse, la diffusione delle migliori pratiche e l'elaborazione di posizioni comuni da rappresentare principalmente al governo italiano, al Parlamento e alle istituzioni europee. In seconda commissione audizione sul nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Dopo la presentazione dei contenuti del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti avvenuta nel mese di dicembre, la seconda commissione presieduta da Valerio Mancini ha iniziato la fase di audizioni con i soggetti interessati a questa complessa materia, dai gestori degli impianti ai sindaci e amministratori locali nei quali territori gli impianti sono collocati. Se sostanzialmente c'è stato un positivo riconoscimento per la strutturazione del documento da parte della Giunta, sono tuttavia emerse alcune perplessità riguardanti soprattutto il soggetto che dovrà individuare il luogo per la realizzazione e quindi il funzionamento del previsto termovalorizzatore, per il quale è stato espressamente e unitariamente auspicato che sia l'organo regionale a decidere e non l'azienda proponente il progetto. In questo contesto è stato definito importantissimo il coinvolgimento dei territori nella scelta. Altro auspicio è quello di prevedere un gestore unico per la raccolta e la gestione degli impianti, definendo dunque inadeguata la divisione tra il servizio e l'impiantistica, dato che la prima sarebbe meno remunerativa rispetto alla seconda. Espressa anche l'opportunità di prevedere tre gestori a livello regionale coerenti con gli ambiti territoriali. Questo sarebbe importante anche per contenere l'importo degli appalti, che si aggirerebbe su una base d'asta di circa 3 miliardi di euro. Ed ora i lavori dell'organismo consiliare competente in materia di sanità e servizi sociali. La terza commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Eleonora Pace, prosegue la sua attività in materia di sanità e servizi sociali, a cui si affiancano le competenze rispetto a sicurezza sul lavoro, politiche abitative ed edilizia pubblica, beni e attività culturali, volontariato e cooperazione, sicurezza alimentare, sport, istruzione, formazione professionale, diritto allo studio, politiche attive del lavoro, pari opportunità e immigrazione. Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa per le festività, l'organismo consiliare si è occupato della disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera, che mira a semplificare e mettere in trasparenza tutti i criteri per la residenzialità, integrando la parte relativa agli ospedali di comunità. Sono stati poi definiti i dettagli attuativi della giornata regionale per la lotta alla droga, che si svolgerà giovedì 18 maggio attraverso attività di sensibilizzazione e informazione definite dal protocollo d'intesa siglato tra Regione Umbria e Ufficio Scolastico Regionale. Nell'ambito degli incontri partecipativi con i soggetti portatori di interesse, la Commissione ha ascoltato una serie di associazioni rispetto alle modifiche al testo unico in materia di sanità e servizi sociali proposte dal gruppo consiliare della Lega. Le osservazioni raccolte verranno rielaborate e discusse dai commissari per integrare e perfezionare il disegno di legge della maggioranza. Le prossime sedute della terza commissione saranno dedicate all'analisi e alla discussione delle due diverse proposte di legge relative ai disturbi del neurosviluppo e all'approfondimento della situazione della sanità della Regione Umbria, che verrà svolto attraverso un confronto con la Presidente della Giunta, l'Assessore delegato e tutte le figure apicali della sanità regionale.
Proseguono i lavori della Commissione d'inchiesta antimafia dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta ha ascoltato il prefetto di Perugia. La Commissione d'inchiesta antimafia dell'Assemblea legislativa, presieduta da Eugenio Rondini, ha ascoltato l'informativa del prefetto di Perugia Armando Gradone sui temi legati al contrasto e alla prevenzione della criminalità nel territorio. Il prefetto ha fornito dati che i consiglieri regionali della Commissione hanno giudicato di estremo interesse per la prosecuzione e l'orientamento delle attività istituzionali. Nell'ultimo quinquennio, dal 2017 al 2021, i dati del 2022 non sono ancora definitivi, si può notare come il totale dei reati sul territorio di Perugia si attesta nei primi tre anni, ovvero fino al 2019, intorno ai 24.000 casi. Nel 2020 invece c'è una forte diminuzione dei reati, oltre il 30%, ma sono cifre condizionate dalla pandemia e dai lockdown. Nel 2021, che può essere considerato un anno normale, viene segnalato comunque un decremento significativo rispetto ai 24.000 degli anni precedenti, siamo a meno di 21.000. Beh sì, io credo che sia fondamentale mettere la commissione regionale che si occupa dell'attività di prevenzione antimafia, mettere la commissione nella condizione di avere un quadro il più puntuale possibile del lavoro che si sta facendo, del lavoro che stanno facendo le forze di polizia, la prefettura, dove come tutti sanno, o quasi tutti sanno, lavora un gruppo interforze formato da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della DIA, ma vi sono anche funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e del Provveditorato delle Opere Pubbliche, che effettua un monitoraggio continuo delle richieste che preludono poi al rilascio delle certificazioni antimafia. Questo sia in virtù della normativa vigente, in alcuni casi c'è un obbligo per le imprese, per gli operatori economici di chiedere alla prefettura la certificazione antimafia e quindi noi tutte le volte che ci arrivano queste istanze facciamo un monitoraggio accurato. Oppure invece questo lavoro di monitoraggio avviene su iniziativa dello stesso gruppo di lavoro interforza della prefettura, per esempio in materia di accessi nei cantieri di opere pubbliche. Ed è questo un lavoro che si è rivelato finora sempre quanto mai prezioso, perché sul campo ovviamente gli operatori delle forze di polizia, come dicevo anche l'Ispettorato del Lavoro, il Provveditorato delle Opere Pubbliche, possono rilevare tutti quei segnali significativi di possibili presenze criminali, e questo è avvenuto e siamo riusciti anche a stroncare per tempo anche fenomeni di infiltrazione criminale. Il reato che maggiormente incide sui cittadini è quello relativo ai furti, che incide per circa la metà, 11.000, della delittuosità totale e condiziona molto la percezione di sicurezza che hanno i cittadini. I furti in appartamento, ha spiegato il prefetto, non hanno come vittima solo il cittadino o la famiglia che li subisce, ma in qualche caso interi condomini. Sono fatti che vengono partecipati da tante persone e questo fa assumere al fenomeno dei furti un peso importante, anche se c'è stata una diminuzione nel numero. Anche i reati legati allo spaccio di stupefacenti preoccupano per la presenza di gruppi criminali, per lo più etnici, albanesi, nigeriani e tunisini, che movimentano quantitativi importanti di ogni genere di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la presenza delle mafie in Umbria, il prefetto ha detto di basarsi sui fatti più che sulle analisi di scenario, vale a dire sui dati ricavati da procedimenti e condanne per reati di associazione mafiosa. Il quadro che noi ricaviamo ovviamente sia dalla produzione giudiziaria. Abbiamo un rapporto di collaborazione molto, molto stringente con la Procura della Repubblica di Perugia, quindi il quadro che noi possiamo ricavare dall'attività giudiziaria, quella ostensibile ovviamente, e dal lavoro che fa la Prefettura attraverso il gruppo di lavoro interforze di cui parlavo, ci dice che non siamo in presenza di gruppi criminali stanziati sul territorio dell'Umbria. Di questo non abbiamo nessuna evidenza precisa. Abbiamo delle proiezioni di cosche criminali, in particolare di 'ndranghetiste, che utilizzano soggetti presenti sul territorio dell'Umbria ormai da anni, sono umbri sostanzialmente, quindi diciamo immigrati provenienti da certe aree geografiche che
mantengono rapporti con queste organizzazioni delle terre di origine e attraverso queste presenze criminali sul territorio, che noi abbiamo individuato ovviamente, che sono stati anche oggetto di provvedimenti interdittivi antimafia, proprio da parte della prefettura abbiamo adottato numerosi provvedimenti di questo genere. Quindi questo che cosa ci consente di dire? Che non solo, quindi in base a quello che a noi è noto, no, possiamo dire che non ci sono gruppi radicati, gruppi criminali radicati sul territorio dell'Umbria. Allo stesso tempo però non possiamo non guardare a tutte le aree di possibile vulnerabilità del territorio, no? Legate soprattutto ai grandi investimenti che provengono dal PNRR, che provengono dagli investimenti nel cratere sismico e più in generale negli investimenti che comunque continuano ad essere importanti in tutti i settori economici. La Commissione Antimafia prosegue anche il lavoro sulla proposta di legge inerente il contrasto alla criminalità e la promozione della cultura della legalità, tema su cui è stato ascoltato il professor Enrico Carloni, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Perugia, Dipartimento Scienze Politiche, che ha definito l'atto in esame un testo abbastanza ambizioso e di nuova generazione rispetto alla legge precedente, di cui va rafforzata forse l'organicità per renderla realmente operativa. Nell'operato della Commissione d'inchiesta anche l'impegno con il Coordinamento Nazionale delle Commissioni e Osservatori Regionali Antimafia, che prevede un protocollo d'intesa per il progetto Liberi di Scegliere, che offre ai minori che vivono in famiglie e contesti mafiosi la possibilità di accedere a un percorso di assistenza, accompagnamento ed educazione che offra loro un'alternativa di vita fuori dalla illegalità. Io fotografo l'Umbria con un tasso di legalità elevato. Le varie audizioni che abbiamo fatto questo ci dicono. Quindi la situazione è sotto controllo, è normale che bisogna tenere le antenne alte, bisogna parlare con le associazioni di categoria e questo grazie ai componenti dell'osservatorio abbiamo il polso della situazione abbastanza chiaro e grazie anche appunto alle loro testimonianze siamo in grado di proporre una legge che sicuramente sarà finalmente concreta e operativa. A Palazzo Cesaroni è stato fatto il punto sull'iniziativa L'Umbria per l'Europa nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa, uno spazio di incontro pubblico con eventi e dibattiti a livello di Unione Europea. Il servizio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha presentato gli sviluppi del lavoro svolto in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e l'Università di Perugia sul tema L'Umbria per l'Europa. A Palazzo Cesaroni sono stati presentati gli esiti del percorso partecipativo con gli stakeholder del territorio per proporre indicazioni e spunti concreti. L'iniziativa ha previsto due sessioni plenarie e quattro laboratori coordinati da un facilitatore esperto sulle tematiche lavoro, sviluppo economico, stili di vita e salute, transizione ecologica. Ogni laboratorio a cui hanno partecipato gli stakeholder ha individuato problemi e potenzialità dell'Umbria, insieme alle strategie che l'Unione Europea dovrebbe sostenere. Le proposte sono state raccolte in un unico documento finale, sotto forma di raccomandazioni per il futuro dell'Europa, provenienti dal lavoro di equipe di una platea composta da società civile e mondo fuori dalle istituzioni. Hanno partecipato organismi di rappresentanza di ogni tipo, sindacati, Sviluppo Umbria, ARPA, Istat, ordini, associazioni, ANCI, per arrivare all'individuazione di 29 proposte, che non contengono soltanto richieste di fondi o maggiore attenzione, ma anche una visione più lungimirante che arriva a temi come la disabilità, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il reddito minimo, maggiori competenze nel sociale e altre richieste dirette all'Unione Europea che, nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa, si impegna a dare seguito ai risultati conseguiti. Noi siamo partiti da un'opportunità che era la conferenza sul futuro dell'Europa e abbiamo deciso di costruirci altro, cioè abbiamo costruito un'opportunità per l'Umbria non soltanto di fare proposte per le politiche europee ma anche per guardarsi dentro e per capire quali criticità e quali possono essere le proposte per la governance regionali ma anche locali e nazionali. Ci sono tanti temi adesso che sono prioritari all'interno dell'agenda politica, temi che sono strutturali e che quindi accompagnano un po' le nostre comunità da sempre e temi più emergenziali. Con l'Umbria per l'Europa nelle attività laboratoriali sono venute fuori
sì le criticità, ma la forza e la capacità, la resilienza anche del nostro tessuto socio-economico, perché nei laboratori, ai laboratori hanno partecipato tantissimi protagonisti e player del nostro sistema hanno saputo veramente cogliere qual era l'opportunità che l'Assemblea legislativa gli dava, un'opportunità di confronto, un'opportunità di ascolto, un'opportunità di condivisione e anche un'opportunità di sinergia che vogliamo portare avanti. Non vogliamo perdere questa rete di stakeholder che con noi ha lavorato e non vogliamo perdere la sinergia con l'università che è stata sempre presente con noi. Vogliamo continuare a andare a fondo, approfondire quelli che sono i temi che riteniamo anche di maggiore cogenza rispetto al periodo che viviamo e di maggiore interesse per i nostri stakeholder. La Regione Umbria assuma un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali del superbonus 110%. Lo chiede con una mozione rivolta alla Giunta il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, spiegando che l'atto di indirizzo stilato sul modello della proposta di legge avanzata dai consiglieri pentastellati in Sardegna ha l'obiettivo di fare in modo che anche l'Umbria riconosca il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La proposta di legge per regionalizzare il superbonus 110% avvicinerebbe il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 e consentirebbe di superare le difficoltà collegate alla concessione del credito. A tutte le donne che vivono situazioni di pericolo dobbiamo esprimere una forte e costante vicinanza istituzionale, così la consigliera regionale Donatella Porzi, che ha chiesto formalmente al presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta l'istituzione di una commissione d'inchiesta finalizzata all'analisi della situazione nella Regione Umbria sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Un atto firmato e condiviso da tutti gli altri consiglieri della minoranza dell'Assemblea legislativa. Per Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, il fenomeno della violenza sulle donne nel suo perverso ancoraggio come fenomeno strutturale nella nostra società necessita di essere oggetto di analisi e strategie e di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto a tutti i livelli territoriali. Su questo tema Paola Fioroni ha presentato un'interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini al fine di conoscere i progetti di reinserimento sociale e lavorativo di donne vittime di violenza sul territorio umbro, svolti anche in sinergia con altri enti, anche del terzo settore. La direttiva sulle case green che sta varando l'Unione Europea viene definita inaccettabile dal presidente della seconda commissione consiliare Valerio Mancini, che annuncia un'audizione sul tema con i rappresentanti di Confedilizia, dell'Ordine delle Professioni Tecniche, di ABI e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili dell'Umbria. Si tratta di misure che penalizzano gli italiani e vanificano i sacrifici fatti da lavoratori e famiglie, dice Mancini. È opportuno che le istituzioni abbiano un quadro chiaro delle ripercussioni negative di questa direttiva, così da varare provvedimenti adeguati per sostenere i cittadini e non vanificare i sacrifici fatti da lavoratori e famiglie. La direttiva prevede che gli edifici residenziali e le unità immobiliari dovranno raggiungere entro il 1 gennaio 2030 almeno la classe energetica E e entro il 1 gennaio 2033 almeno la classe di prestazione energetica D. Secondo i dati ANCE, in Italia su 12 milioni e 200 mila edifici residenziali, oltre 9 milioni non sono in grado di garantire le performance energetiche indicate, dato che il 74% dei nostri immobili è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica. Sulla stessa linea Francesca Pepucci, capogruppo Forza Italia, se l'Europa dovesse obbligare a ristrutturare le abitazioni entro 7 anni per l'adeguamento agli standard green, afferma Peppucci, affosserebbe le famiglie italiane oltre che il settore immobiliare. Ci impegneremo affinché l'Unione Europea si convinca che è necessario fare un passo indietro.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.